Il virus continua a circolare in provincia di Avellino con un tasso che si mantiene costantemente sopra il 10%, per la precisione del 12% quello odierno, con 461 positivi su 3.828 tamponi. Il numero maggiore di contagiati ad Ariano 32, Avellino 47, 25 a Cervinara, 24 a Montecalvo e 21 a Solofra. Sotto controllo è la pressione ospedaliera. Tra i degenti Covid figurano anche 5 minori, le cui condizioni di salute non destano tuttavia preoccupazione. Nelle ultime 24 ore ancora decessi che si registrano tra anziani e fragili. All'ospedale di Ariano non ce l'ha fatta un 86enne del Tricolle. Resta ricoverata una persona in terapia intensiva al Sant'Ottone Frangipane. Al Moscati di Avellino circa 80 i degenti. Non ce l'ha fatta in queste ore una 77enne di Monteforte Irpino, ricoverata dallo scorso 19 di gennaio in terapia intensiva. Al Moscati ancora 4 persone. Calano nel frattempo le vaccinazioni. Ieri somministrate in provincia di Avellino 804 dosi.